nuova puntata di Fuori dai Fogli. Torniamo a parlare di argomenti di forte attualità, perché che cosa accadrà l'8-9 giugno ad Alba? Si voterà, come in molti comuni italiani regionali della nostra provincia, andremo alle elezioni amministrative. E è il momento quindi opportuno per andare proprio a parlare di quella che è la strategia, no, per gestire le nostre città dai vari punti di vista, dai vari temi più d'attualità. E ad Alba è successa una cosa interessante, cioè qualche mese fa un gruppo di associazioni del territorio hanno inviato una lettera, insomma, rivolta ai candidati, alcuni ad Alba, uno in realtà ad Alba lo conosciamo già, c'è Alberto Gatto per il centro-sinistra, gli altri per il momento, gli altri non sono ancora palesati. Comunque queste associazioni si sono organizzate, hanno inviato una lettera con tanti punti che sono un po' riassumibili nel concetto di cittadinanza attiva. Infatti sono associazioni, alcune più strettamente ambientaliste, altre invece che si occupano di tematiche sociali ma anche di cultura, dove hanno appunto a stimolare quelli che sono i possibili candidati su temi di forte attualità che interessano proprio le persone, la cittadinanza. Quindi vi cito prima di tutto queste associazioni, che sono il Centro di Prima Accoglienza Albese, Comune Roero, FIA Balba, Ocura, Il Campo, Italia Nostra, sempre gruppo di Alba, l'Associazione Itaca, Laudato Si, Gazzetta d'Alba, l'Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe Roero, Slow Food Alba, Langhe Roero e Trekking in Langa. Poi so che altre se ne sono aggiunte, però questo è un po' il nucleo originario. Abbiamo con noi oggi due rappresentanti di due di queste associazioni, con i quali entreremo un po' nel merito. Giovanni Montani per Laudato Si, Gazzetta d'Alba. Ciao Giovanni, ciao, benvenuto. Ciao. Coordinatore di questo gruppo. È un piacere averti qui con noi, questo gruppo che porta anche il nostro nome. Sì, quindi infatti è fondamentale il nome di Gazzetta d'Alba. Ci fa doppiamente piacere. Senti Giovanni, prima di entrare nel merito dei temi che vi avete sottolineato maggiormente, dici un po' quindi come è nata l'idea di organizzarsi e di dare vita a questo gruppo di associazioni. Ecco, diciamo che è la prima volta che ad Alba che la società civile si riunisce e propone un progetto di città ai futuri candidati. Ecco, ed è stata una cosa molto bella, perché invece di andare in ordine sparso ognuno con le sue proposte, mettendo insieme pensiamo di fare da cassa di risonanza maggiore. Ottimo, so che è un lavoro anche di coordinamento, perché vi siete trovati mesi fa, e quindi una cosa insomma, che essendo anche realtà molto diverse vi siete confrontati ampiamente. È un lavoro che è in progress, ci vediamo ogni 15 giorni e raccogliamo informazioni, e adesso incominciano gli incontri anche cioè non solo con i candidati, anche con le associazioni di categoria, con le cooperative che lavorano sul sociale, con tutte quelle realtà che lavorano per il bene comune di Alba. Senti, entrerei a questo punto un po' nel merito dei temi di cui vi occupate come Laudato Si. Vi abbiamo visti in questi anni, voi siete nati un po' prima del Covid, attorno al 2018, molto attivi sul fronte ambientale. Avete anche organizzato delle piantumazioni di alberelli per la città, nei giardini, coinvolgendo anche appunto diverse fasce della cittadinanza, sempre dei bellissimi momenti. Partiamo proprio da qui, la gestione del verde che c'è in città, intendiamo quindi come verde in senso lato, il cambiamento climatico. In realtà purtroppo c'è bisogno di alberi, però diciamo che non è proprio una situazione sempre rosea, giusto? Cosa ne pensate? Cioè, gli alberi sono la prima risposta più semplice contro la CO2. Loro assorbono l'anidride carbonica e rilasciano l'ossigeno. E noi abbiamo incominciato su questo tema e non solo ad Alba, anche in diversi comuni mi pare che abbiamo fatto a Somano, a Rodello, insomma abbiamo piantato tra alcuni comuni fuori Alba e Alba più di 500 alberi così. Wow. Nei comuni fuori abbiamo trovato una grossa disponibilità da parte dell'amministrazione. Okay. Ad Alba è stato un po' più difficile, non so se per questioni burocratiche, così abbiamo un po' penato. Abbiamo piantato comunque un centinaio di alberi in una scuola al Mussotto con la partecipazione di tutti gli studenti, e in più al quartiere Masera con la presidente Isabella, che è una
è attivissima. Abbiamo piantato una quarantina di alberi a cui è stato dato il nome di ogni bambino che ha partecipato, che dovrà curare l'albero. Una bella iniziativa, quindi. Voi avete faticato un po' ad Alba? Sarà la burocrazia, non lo so, però è molto difficile, abbiamo visto piantare alberi. E quello che dispiace è che noi piantiamo alberi e sono più quelli che vengono tagliati per tutta una serie di problemi, che non so, per creare i parcheggi, per creare i centri commerciali, così. Ecco, quindi noi puntiamo molto sul discorso della piantumazione degli alberi e piantiamo molto sul discorso del consumo di suolo. Ecco, questo è un altro tema molto interessante, consumo di suolo, perché si costruisce, si consuma suolo, dall'altro lato però c'è questo paradosso che Alba ha tantissime case o edifici, però abbiamo anche degli edifici grandi, però pensiamo in questo caso agli alloggi, poi tutto abitativi, sfitti, vuoti, nel frattempo si continua a costruire. Ecco, io ho preso spunto anche da questo bellissimo libro di Paolo Pileri, L'intelligenza del suolo, in cui spiega bene che cos'è il suolo e cosa significa consumare suolo. Ad Alba, col discorso del turismo, stanno sparendo le case in affitto per gli albesi, vengono date ai turisti con Airbnb, e quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle persone di poter trovare in affitto una casa per chi non può permettersi di acquistarla. In più spariscono i piccoli negozi che servivano alla comunità e diventano ristoranti, enologici, così. Cioè stiamo ripercorrendo in piccolo quello che è avvenuto e sta avvenendo a Venezia. Rischiamo di avere una città che poi rischia la desertificazione. Ecco, questo che è e poi le persone sono un problema, che sono concetti ampi, in realtà poi le persone lo vivono tutti i giorni, questo tutti problema. I giorni, chi cerca una casa, chi viene sfrattato. Cioè, se io ho bisogno di trovare, c'avevo il negozietto che vendeva quella cosa particolare, oggi non lo trovo più, devo girare o vado su Amazon, cosa che io personalmente ho deciso che non acquisto niente su Amazon perché voglio favorire i piccoli negozi. Quindi il problema abitativo è diventato un problema molto grosso. Quindi voi chiedereste una maggiore attenzione su questo tema o delle politiche che vadano proprio a sostegno? A sostegno e di regolamentare una cosa del genere, perché poi alla fine uno c'ha una casa, vuol vivere di rendita sulla casa, cioè è vero che porta soldi, però non è produttivo poi. Una città come Alba, che è una città molto ricca, ha bisogno anche di sì, tra l'altro ci sono delle città, per esempio, italiane, che stanno, grandi città, che stanno anche regolamentando il fenomeno Airbnb. Sì, io credo che bisogna arrivare a questo, se no io sento molte persone che o vanno via da Alba, cercano, e quindi creando altri problemi, perché per venire a lavorare devono usare la macchina, il traffico. Esatto. Cioè è tutta una serie di problemi che si sommano. Che si sommano. Senti, Giovanni, chiuderei con te con un altro discorso importante, parliamo proprio di persone, di povertà. Gazzetta d'Alba ne scrive molte volte come esista un sostrato di persone, di albesi, di cui si tende a parlare poco, che sono in situazioni di difficoltà. Abbiamo citato molte volte il caso appunto degli stagionali, dei lavoratori agricoli, ma non solo in realtà, perché poi parlare di stagionali tra l'altro è totalmente improprio, perché oramai è una presenza continuativa. Come vi approcciate a questo tema? Ecco, io oltre a occuparmi di queste cose qua sono anche un volontario dell'Emporio di Solidarietà. Cioè l'Emporio di Solidarietà, ci sono più di 1500 persone che settimanalmente gravitano, non è che arrivano alla quarta settimana, c'è gente che non parte neanche con la prima settimana, quindi c'è una povertà diffusa che sta aumentando, e non soltanto la povertà dei cittadini stranieri che vengono qui da noi, ma anche di albesi che non ce la fanno, pensionati, perché è un problema. E Alba è una città ricca, ricchissima, vive sul vino, è conosciuto in tutto il mondo, e qui vengono a lavorare questi ragazzi immigrati. Sono loro che lavorano le vigne, perché gli italiani non ci vogliono più. Sì, ormai c'è una fuga dalla manodopera agricola. E su questo io credo che il comune e le associazioni di categoria hanno fatto poco. Nel senso che non è possibile far dormire la gente per terra o sul tanaro. D'inverno, tra l'altro. D'inverno. Siamo andati a vedere, c'era le baraccopoli di cartone sul tanaro. Cioè, è una cosa che per Alba è veramente brutta.
Quindi ci vuole, non può essere solo il CPA né la Caritas che si occupa di queste cose qua. Il comune deve mettere in piedi un programma, trovare degli spazi che ci sono con tutti i capannoni vuoti che ci sono, per creare delle strutture per questi ragazzi che vengono qui e creano ricchezza per noi. Poi molti di questi ragazzi che vengono anche all'Emporio, poi loro si fermerebbero ad Albama, non riescono a trovare la casa, non hanno degli spazi. Quindi se vogliamo che cioè il vino è una ricchezza, dobbiamo anche cercare di proteggere le persone che ci lavorano. Quindi, ecco. Quindi attenzione all'ambiente, alle persone. Grazie mille Giovanni, direi che abbiamo toccato i temi principali e proseguiamo quindi con questa interessante conversazione. Grazie mille. Grazie. Allora, continuiamo con Silvio Veglio, presidente dell'Osservatorio per la tutela del paesaggio di Langhe-Roero, benvenuto. E riprendiamo parlando un po' delle strutture abitative, di questo problema, riprendendo magari il piano regolatore. Appunto, è stato fatto notare prima un grave problema. Uno dei punti che l'osservatorio ha evidenziato negli ultimi anni è la carenza che presenta il piano regolatore di Alba. È stato concepito nei primi anni 2000, è stato approvato definitivamente nel 2014 e a questo punto ha quasi 20 anni di studi, per cui è completamente da rivedere. Questo è un punto che abbiamo purtroppo evidenziato in questi mesi. E secondo voi quali sarebbero le modifiche più importanti? Ma il problema fondamentale è che il piano regolatore non ha tenuto conto dell'impatto dell'autostrada, perché a tutt'oggi riporta le gallerie sotto il Tanaro, che non sono più previste da almeno 12 anni. In più non ha dato un'indicazione strategica precisa sulle soluzioni viabili possibili, lasciando aperte le varie alternative, la tangenziale est, la tangenziale ovest, il terzo ponte, senza fare una scelta precisa. E questo sta pesando veramente, perché le amministrazioni hanno seguito, diciamo pure acriticamente, queste indicazioni, e adesso queste indicazioni si stanno dimostrando sbagliate o comunque non sufficienti, perché nei 15 anni ultimi sono venuti fuori aspetti importanti, quali per esempio l'inserimento nella lista del patrimonio UNESCO, che non era prevista, uno sviluppo della motorizzazione privata notevolissimo, il ripristino della ferrovia che a suo tempo era sostanzialmente accantonata, per cui ci sono dei problemi aperti che richiedono una nuova considerazione. Noi chiediamo come primo passo una accurata analisi trasportistica di Alba e del territorio, perché tra qualche giorno, aprendo l'autostrada a pagamento, se ne vedranno le conseguenze. Sì, intanto ricordiamo che abbiamo fatto una puntata con Cesare Cuniberto in cui abbiamo parlato appunto dei possibili rischi di questo nuovo sistema, certo, del free flow, certo. che potrebbe creare un po' di confusione. L'osservatorio raduna una quindicina di associazioni, quindi abbiamo un continuo confronto. Abbiamo insieme a altre associazioni non diciamo direttamente interessate all'osservatorio, abbiamo avviato un dialogo che è stato ricordato prima in città, associazioni che hanno un'attività molto importante e interessante. Uno degli aspetti, per esempio, è la cultura, e mi pare che in qualche maniera stiamo trovando una sintesi che dovrebbe essere significativa, e la offriamo ai candidati, a cui chiediamo però di essere aperti, perché noi proponiamo delle cose, non vogliamo andare a sentire cosa vogliono fare, noi diciamo che cosa le associazioni, certo, propongono. Una sorta di presentazione di istanze e un dialogo che... Non schierata politicamente, questo ci teniamo a dirlo, anche se evidentemente gli argomenti
che noi portiamo possono avere da parte delle varie forze politiche delle interpretazioni diverse. Certo. Noi abbiamo la convinzione che tutte le forze politiche siano orientate a migliorare, a produrre, a realizzare. Noi diciamo quali sono i problemi aperti, uno dei quali è quello della casa, ma il problema della casa rientra nel piano regolatore, cioè ci vuole veramente una revisione non solo trasportistica, perché è importante, ma anche un'analisi del fatto che qualcuno si è già chiesto perché i comuni circostanti sono cresciuti come comuni dormitorio nei confronti della città. La ragione è molto precisa: i costi, le difficoltà e tutto il resto. Certo. Parlando proprio di viabilità, che accennava prima, sì. Oltre all'autostrada c'è anche il terzo ponte, che è uno dei grandi temi. Allora, no? Io faccio un piccolo passo indietro. Nel 2012, quando si sono fatte diverse conferenze di servizi, venne fuori l'impossibilità di realizzare l'enorme costo, che è la stessa cosa, di realizzare le gallerie sotto il Tanaro. Alle strette l'amministrazione di allora chiese delle opere complementari, delle opere di compensazione, vennero chiamate, tra cui il terzo ponte. Successivamente, intanto nel quadro economico dell'autostrada, le opere complementari sparirono, perché a tutt'oggi non ci sono. Fanno parte di richieste, ma non sono sancite. L'amministrazione si è lanciata sulla soluzione del terzo ponte, che era in piano regolatore non strategicamente indicata come prioritaria, perché il piano regolatore indicava il terzo ponte e la tangenziale est come una soluzione, la tangenziale ovest e il potenziamento della viabilità dell'Oltretanaro. È stata scelta questa soluzione, è stato detto che era finanziata, ma lo è soltanto in parte. La previsione era... Tra l'altro, che ricordiamo un po' quanti sono i fondi. I fondi erano inizialmente 12 più 10 e arrivava il calcolo ipotetico a 28 milioni. Okay. Ultimamente avete diffuso voi stessi di Gazzetta un totale di 46, ma non basteranno, perché il terzo ponte non serve a nulla, nel senso che nel momento in cui sarà realizzato il traffico salterà su Piazza Ferrero e Corso Langhe. Si dice ci sarà la tangenziale est che percorre tutta la valle del Cherasca, ma non è finanziata ed era stata ipotizzata perché la ditta Miroglio prevedeva di a portare completamente le proprie attività in zona Vaccheria. La cosa è saltata e quindi c'è Miroglio in mezzo, ma ci sono anche tante altre situazioni. Il problema grosso è che in questo momento la prova è che l'inquinamento maggiore da parte della viabilità è a Rondò e a Mauretta, tutte situazioni che il terzo ponte non risolverà. Quindi, per riassumere un po', qual è la vostra proposta? Noi chiediamo proposta? Che l'amministrazione sospenda un momento l'iter e faccia realizzare un'analisi trasportistica da, evidentemente, studi specializzati, ce ne sono assolutamente, che analizzi la situazione, che dia delle priorità. In questo caso poi naturalmente andrebbe aggiornato il piano regolatore, ma dopo 20 anni un piano regolatore è certamente da aggiornare. L'analisi trasportistica aggiornata darà delle soluzioni e queste saranno rispondenti alla situazione. Si parlava allora di 30-40 mila macchine al giorno, sono 120 mila. Sì. Da un'analisi della... Sono numeri enormi. Sono 120 mila. Ora è una cosa... importantissima. Se non si fa qualcosa lo vediamo tutti. Una delle soluzioni che noi ipotizziamo non è quella del terzo ponte, intanto è risolvere il nodo del Rondò, intanto raddoppiando la superficie
di scorrimento dell'attuale ponte, con un secondo ponte che costerebbe moltissimo di meno, perché abbiamo degli esempi a Pescara e anche ad Asti, ad Alessandria, di ponti che sono costati dai 13 ai 17 milioni. Noi stiamo parlando di tre volte. Ora, questo oltretutto di situazioni non finanziate. Ora, la cosa deve essere evidentemente bloccata e ripresa, ma con degli studi seri. Quindi direi che, con l'augurio appunto che queste richieste possano essere ascoltate dai candidati, vi ringraziamo per la puntata e vi rinviamo ai prossimi aggiornamenti. Grazie. Molto bene, grazie, buongiorno.